L'editoriale di questa settimana, è ovvio, non poteva che partire dal terremoto dell'Aquila, che non prendiamo come oggetto del nostro discorso, ma solo come spunto per ragionare sul mondo dell'informazione. In una società pervasa dalla comunicazione, comunicare significa esistere, lo sappiamo benissimo. Quindi raccontare un fatto ad una comunità è importantissimo, ma non ci piacciono gli eccessi. Non ci piacciono quelli che sfruttano la cosa per un vantaggio personale, che colgono l'occasione per rivolgere l'attenzione su di sé. Ci sono giornalisti, bravissimi, che ci raccontano i fatti rimanendo strumento della narrazione, ed altri che cercano tutti i modi per far diventare, come dice McLuhan, il medium, il messaggio. Secondo loro è importante creare a tutti i costi la notizia, anche disturbando, esagerando, interpretando forzatamente pur di dir qualcosa nel collegamento. E allora? E allora va bene interrompere il lavoro di chi sta scavando, ma faccia presto che devo mandare la pubblicità. Oppure svegliare chi sta dormendo in macchina e chiedergli perché lo sta facendo. O chiedere a chi è stato salvato da pochi secondi se è contento. Massimo esercizio di banalità e ovvietà. Fine solo a se stesso. Siamo andati di persona nei luoghi colpiti dal terremoto. Abbiamo constatato un grande spiegamento di forze con strutture specialistiche montate ed operative in poche ore. Abbiamo incontrato gente distrutta per l'accaduto e disperata per il futuro, ma mai arrabbiata per i soccorsi. Anzi, lieta e grata ai soccorritori per quanto hanno fatto fino ad ora. Perché allora cercare a tutti i costi il pelo nell'uovo? Perché esercitare il famoso senno del poi? Questo non è raccontare i fatti, è altro. Vantarsi per gli ascolti realizzati nel raccontare una tragedia non è giornalismo, ma sciacallaggio. Analizzare l'accaduto e sorvegliare l'azione di ricostruzione, fare il cane da guardia delle istituzioni, questo sì è giornalismo. Faranno questo le decine di giornalisti inviati questi giorni all'Aquila? Faranno questo in futuro Uno Mattina, L'Italia in diretta, Matrix, Porta a Porta, Anno Zero e compagnia cantante? Non lo so, vedremo, me lo auguro, perché è l'unico vero modo per dimostrare a quella gente che li vogliamo davvero aiutare e che non vogliamo sfruttare l'occasione solo per fare audience.